Eccoci al palazzetto dello sport di Seveso, vedete in sovrimpressione Canturini già schierati in campo, 28-22 il vantaggio della Unipolsai. Varese ora pronta per rientrare in campo, ancora però qualche minuto insieme tutti a Fabio Bottini, allenatore della Cimberio, per cercare di iniziare al meglio possibile il nuovo corso di questa partita. Vedremo se sarà un corso nuovo a tutti gli effetti, ossia una Varese che riuscirà a impostare nel miglior modo possibile questa sfida. Curioso comunque questo attimo di attesa in più che solitamente non avviene, nel senso che gli arbitri sempre in maniera molto rapida vanno a insistere per la ripresa del gioco. Adesso si riprende effettivamente con Berdun in possesso di palla, Carossina in campo con anche De Maggi, Ahmed Raurai e Checco Santorelli. Ahmed sotto canestro, prova il tiro, lo sbaglia, bel rimbalzo di Checco Santorelli, poi errore al tiro, rimbalzo solo maglie rosse e può ripartire l'attacco della Cimberio, anche se Cantù è molto brava a mettere pressione. Con De Maggi forse rischia il fallo, lo commette effettivamente il ragazzo arrivato quest'anno in quella della Briantea 84 Cantù. Fallo subito da Gabriele Silva. 9 minuti 34 secondi da giocare in questo terzo periodo di gioco. Vedremo se Varese avrà le forze subito di impostare un proprio ritmo per mettere paura alla Briantea. Senz'altro stanno giocando come sempre in maniera molto veloce. Tiro ora che prova ad arrampicarsi sul ferro, niente da fare, a rimbalzo si lotta, e Cantù a uscirne con Simone De Maggi ad aprire per Carossino. È una partenza strana, non si è segnato nel primo minuto di gioco, qualche errore di troppo. Partire bene in questo terzo quarto è fondamentale, perché ovviamente l'ho chiamata questa volta 30-22 per Cantù. Dicevo, partire bene è fondamentale perché si può veramente arrivare a un vantaggio che poi diventa fondamentale. Qua Berdun ruba palla a Nicola Damiano, pressato, forse si lamenta un po' con gli arbitri, un po' con i compagni che non gli hanno dato una mano. 32-22, boom boom, Cantù parte, 4 punti in fila e da più 6 passa a più 10. E adesso Cantù deve essere brava a non far rientrare Varese, ad amministrare questo vantaggio che inizia a essere consistente, soprattutto in una partita dove si segna poco. Damiano però non ci sta, porta Varese sul meno 8, 8 e 13 da giocare, 32-24 per la Unipolsai, che adesso è in attacco con Berdun, scarica per Carossino, fuori per De Maggi, questa volta è sbagliata la conclusione di Simone De Maggi, che è bravo però a recuperare il rimbalzo. Nava commette fallo su Carossino, che ha una reazione un po' alla Chiellini, diciamo. Tipo Carossino. Sì, allora, adesso noi dobbiamo essere come sempre onesti, o almeno ci proviamo, al di là naturalmente dei colori che sosteniamo. È un po' un atteggiamento che ha Pippo e secondo me è talmente evidentemente oltre che non lo fa neanche per indurre un fischio che non ci deve essere. È proprio fatto così lui, cioè noi che lo conosciamo anche proprio personalmente. Nel frattempo tiro allo scadere dentro fuori ed errore per Berdun, rimbalzo di Varese, l'attacco ora della Cimberio sul lato destro con Binda, su di lui c'è sia Berdun sia Carossino, naturalmente per questioni di blocco. Palla che adesso arriva con un taglio ben preso da Nava, non facile, la palla si arrampica sul ferro. Alessandro Nava, che ben conosciamo qui a Cantù, che adesso veste i colori invece di Varese. 32-26 e comunque sempre lì con questo meno 8 reverse di Berdun, di classe notevole l'argentino. 34-26. E intanto tra le due triple prese sicuramente una situazione non semplice, questo reverse. Berdun ha piazzato lì
8 punti in fila, che poi sono anche il vantaggio che ha Cantù in questo momento. Dall'altra parte Damiano prova subito a invertire la rotta, ce la fa con una bella conclusione Nicola Damiano. Non facile, no, punti disabilità 1, quindi un giocatore veramente fortissimo, per anni in nazionale. Dall'altra parte Carossino per Berdun, quasi pensa al tiro Nava, però è molto aggressivo su di lui. Alla fine Berdun scarica per De Maggio, si prende questa conclusione il giocatore in maglia numero 26, la sbaglia, rimbalzo delle maglie rosse con Varese, brutta però l'intesa tra i due giocatori della Cimberio. Allora De Maggi prova ad arrestarsi, si guarda un po' intorno, non ha fretta di arrivare al tiro, a 15 secondi Cantù per arrivare a una conclusione. Carossino scarica ancora per De Maggi, questa volta si prende la tripla Simone De Maggi. Berdun. Colpa mia, Berdun. Con la conclusione messa a segno dal numero 14, che è brutta palla persa ora di Santorelli, con Cantù che l'aveva recuperata. 37-28 il risultato. L'attacco di Silva, lato sinistro, scarica per Damiano, non può prendere il tiro in questo caso. 5 minuti e 20 da giocare. Nava sotto canestro, un po' di mani contro di lui, inevitabile comunque che arrivi il fisco, il fischio o anche il fisco, dipende, non so la situazione. Naturalmente solo la morte e le tasse sono esatto. Sicure, quindi probabilmente arriverà anche il fisco prima o poi. Con Simone De Maggi che commette fallo, non convintissimo della chiamata arbitrale, il nostro Simone De Maggi, rimessa laterale, si tratta del terzo fallo fischiato alla Unipolsai, lato sinistro ora per Binda. C'è libero Damiano, il recupero di Berdun è molto rapido, non può prendere il tiro, lo deve prendere forse in modo un po' troppo frettoloso, mancavano comunque ancora 4 secondi e Binda sbaglia. Pippo Carossino dall'altra parte, 5 minuti alla fine del terzo periodo, la finta di Berdun, scarica per Santorelli, il tiro di Santorelli, mattonata terrificante, crepa al vetro. Fuori ora per Carossino. Come sei severo nei giudizi. Vabbè, è un dato di fatto. Checco Santorelli che tra l'altro sbaglia anche questa conclusione e non gli dirò mai in faccia che ha crepato il vetro, perché se mi tira un pugno probabilmente mi ammazza e quindi non litigherò mai con il Checco. Col Checco adesso Berdun qua è costretto sia a prendersi il tiro, altro rimbalzo che ritorna nelle mani di Cantù e forse è il caso di fermarsi e far giocare la squadra con qualche schema. Berdun lato destro, c'è molto spazio, in realtà poi discarica per Santorelli, la finta molto bella di Santorelli non è nelle sue corde, fallo di Nava, Carossino. Due tiri liberi su Carossino. Assolutamente sì, ma fotocopia un po' della difficoltà che ha Varese in questo momento, perché Cantù è arrivata a brutte conclusioni offensive, però ha preso anche 3-4 rimbalzi in attacco, che insomma sarebbe bene non concedere a una squadra letale come può essere Cantù. Alla fine arrivano due tiri liberi, anche a testimoniare un po' una difficoltà di Cantù di arrivare a un tiro semplice. Carossino andrà quindi a farsi questa gita in lunetta. 37-28 per Cantù, 4 minuti e 8 da giocare in questo terzo quarto di gioco. Carossino realizza la prima conclusione dalla linea della carità. 38-28, più 10 per Cantù, si può andare sul più 11 con questa conclusione, così è. 39-28 per Cantù, sempre 4-8 da giocare nel terzo quarto. Cantù che ha ingranato una marcia superiore in questa terza frazione di gioco, più 11. Tra l'altro in questo caso siamo 11-6 di parziale per quanto riguarda Cantù. Cantù che ha subito un 17-8. Scusate, Cantù che aveva piazzato un 17-8 nel secondo periodo. Adesso Varese torna a muovere la retina, meno 9, 3 minuti e 40, sempre lì comunque la Cimberio, con ora Pippo Carossino, lato sinistro per Simone De Maggi, taglia il campo per Berdun, lo ritaglia per De Maggi, di nuovo fuori per Carossino, in ritmo Filippo Carossino. 41-30, il nostro Carossino che adesso è a quota, credo, 7 punti, se non ho fatto male i conti.
l'attacco ora di Varese. Damiano, penetrazione con stoppata di Santorelli, ma secondo gli arbitri c'è il fallo. Santorelli va a battere il 5 e si scambiano anche qualche sogghigno lui e Janic Binda. Non si sa se è un sorrisino del tipo dai che non te l'avevo neanche toccata la mano e lo sai, oppure invece il contrario. Poi tra giocatori basta uno sguardo per dire... Sì, sì, poi diciamo che spesso i giocatori sanno anche se il fallo effettivamente c'era oppure no. Poi il resto ci si mette un po' di mimica, un po' di show e anche il fatto che molto spesso... Tante indicazioni sono al limite veramente sia da un lato che dall'altro, quindi poi mettersi d'accordo è veramente difficile, soprattutto quando la partita comunque ha una certa importanza come può averla un derby. De Maggi dall'altra parte prende una bella conclusione, bellissima l'esecuzione di Simone De Maggi, 2:45 da giocare, 43 per Unipol Sai, Briante 84 Cantù, 32 per Varese che perde anche questo pallone, recuperata di squadra per Cantù, ancora De Maggi sfidato da Nava, fuori per Verdun, quasi prende. Però ha fatto uscire la difesa, facendo uscire la difesa si arriva a un appoggio facile di Simone De Maggi, aiutato anche dagli dei del basket con questo tiro che danza sul ferro. 45-32, 2:14, Cantù ha inserito la quarta. Cantù ha inserito la quarta comunque tenendo delle percentuali di tiro non eccelse, perché siamo più o meno sul 40% dal campo, quindi comunque non percentuali clamorose. Poi è vero che le partite bisogna vincerle, paradossalmente Varese tira meglio perché ha il 50% dal campo, chiaro che tira anche meno e quei meno che è riuscita poi a piazzare l'hanno portata ai 32 punti di ora. Adesso il vantaggio è di 13 lunghezze, forse un po' troppo severo, nel senso che Varese ha sicuramente messo in difficoltà la squadra canturina. Adesso in lunetta Damiano con due tiri liberi, Cantù che è in bonus con il quarto fallo di squadra commesso. Damiano sbaglia il primo tiro libero. Non solo severo, ma che è arrivato anche grazie a due triple di Verdun, una conclusione veramente difficile segnata. Intanto qua lotta fortissima, rimbalzo, alla fine lo recupera Nava che però subisce il fallo. Sì, qua un po' di fortuna per Varese, nel senso che poi Nava ha provato subito il tiro e quindi tecnicamente dovrebbero essere liberi. Infatti gli vengono indicati dalla terna che era sul fondo, che non è una terna ma è una coppia. Una birna non può essere, quindi sarà una coppia. Nel senso che a me sembrava comunque in fase di tiro Nava, quindi anche se non fossero stati quattro falli di squadra a consentire ad Alessandro Nava di andare in lunetta, secondo me comunque erano due tiri liberi. Fatto sta che Nava mette il primo, sbaglia il secondo, rimbalzo di Cantù, Verdun in possesso di palla. 1 minuto e 40 alla fine della partita, del terzo periodo. De Maggi cambia sul lato destro per Adolfo, Damian, Verdun, giocano sempre a due i ragazzi canturini, con in questo caso l'errore però di De Maggi, rimbalzo di Varese che rischia qualcosa ma supera la metà campo. Dall'altra parte quindi Binda prova un po' a spingere, alla fine si deve fermare, aiutato da Seydou. Bello il gioco a due tra il numero 5 e il numero 14 in maglia Cimberio. Saliu Diene alla fine realizza il meno 10 per Varese, ultimo giro d'orologio in questo terzo quarto. Verdun scarica per Carossino che si prende questo tiro, non lo realizza, il rimbalzo è di Silva. Damiano a guidare la transizione offensiva, 50 secondi al termine del terzo quarto di gioco. Attacco sul lato destro, si ritorna in punta da Damiano, in questo momento si è creato lo spazio per il tiro, infatti lo prende, pazzesco, veramente una macchina. Da quella situazione mi ricorda molto Abdi Jama che giocò a Cantù, giocatore punto uno clamoroso, forse il punto uno più forte di sempre, almeno negli ultimi anni. 22 secondi, discrepanza di circa una decina di secondi tra partita e
24, triangolo meraviglioso di Cantù sotto canestro per liberare Ahmed Rahouaei. 45-37, 8 secondi per concludere questa azione. Si ingarbuglia con la propria carrozzina, però Binda che si è proprio bloccato, non so esattamente cosa gli sia successo, ma si è proprio bloccato nel tentativo di ripartire. Ha perso secondi preziosi. Già in 5 secondi non era facile, in 3 diventa molto difficile. Non è arrivata alla conclusione Varese perché il tempo era scaduto ben prima che Damiano scoccasse il tiro. 47-37 per Cantù al termine di questo terzo quarto di gioco. Insomma, Cantù che è riuscita comunque ad aumentare il vantaggio che un po' fortunosamente si era costruita nel finale del secondo quarto. Ora 10 punti di vantaggio, 47-37, quando mancano 10 minuti. Insomma, Cantù dovrà semplicemente gestire il vantaggio e provare a non far rientrare Varese in gioco. Vediamo infatti dall'altra parte intanto la panchina di Varese con anche gli striscioni dei tifosi per la squadra ospite. Non ci sono segreti, visto che abbiamo qua la telecamera piazzata a brevissima distanza. Cantù invece dall'altra parte. Jack Gininazzi si toglie la maglietta, vedremo se sarà in campo anche lui con il capitano Jan Sagar, che finora di minuti ne ha avuti pochi e si è goduto pacificamente la panchina. 9 minuti e 40 per lui nella fattispecie. Vediamo adesso quanto starà in campo per l'ultimo periodo di gioco, quindi quintetto che è composto, mentre sulla panchina anche coach Marco Bernia insieme a Oldani, dietro vediamo Oscar Pedretti, insomma tutti schierati, quelli anche Claudio Possamai, meccanico della Brillante 84 Cantù, quindi tutti pronti per seguire l'ultimo periodo di gioco, mentre sugli spalti si fa sempre un po' di festa in attesa della ripresa. Più 10 Cantù, 47-37, 10 minuti da giocare, rimessa che sta per essere effettuata da Damiano. Nicola Damiano che batte questa rimessa, gli restituisce subito palla il compagno, scambio a due tra Damiano e il numero 6, che in questo caso perde palla perché Ahmed Rahouaei è bravissimo a recuperare il pallone. Cantù è già dall'altra parte, Berdun per Gininazzi scarica fuori ancora per il giocatore italo-argentino che lancia un lob per Jan Sagar che non riesce però ad arrivare alla conclusione. La palla allora arriva a Ahmed Rahouaei, viene fermato il gioco però perché c'è il numero 14 Saliudiene in posizione pericolosa, quindi Cantù avrà 2 secondi per arrivare a una conclusione. Sì, che tra l'altro nel basket in carrozzina, ecco, l'unica differenza col basket in piedi è forse quella che con 2 secondi, se si è in una posizione scomoda perché ben marcati, perché girati non verso il canestro, sicuramente è più difficile riuscire a concludere un'azione, anche se adesso il cronometro è stato riazzerato a 14, quindi evidentemente qualche problema al tavolo, fatto sta che non cancella quello che abbiamo detto sul discorso delle tempistiche, mentre Jan Sagar si vuole iscrivere alla partita che finora lo vede iscritto a termini di minutaggio ma non di punteggio. Santorelli, grandissima difesa su Binda che va per le terre e poi recupera sotto per Jan Sagar. Vediamo se si iscrive adesso il capitano Jan Sagar con il numero 12. Tra l'altro qui al palazzetto dello sport di Seveso è disponibile, sarà disponibile anche per tutta la stagione, il libro uscito scritto proprio da Alessandro Camagni qui in cabina di commento con Jan Sagar, dal titolo Le mie vite in gioco, se volete farvi una lettura profonda ma non troppo, nel senso che si affrontano temi
estremamente importanti, non troppo, nel senso che comunque è un libro scorrevole, è un libro che si legge, ecco, non sì. è una cosa pesante che mi auguro. No, che... speriamo. No, naturalmente stiamo scherzando, approfittiamo del time out sul 49-37 per Cantù, 8 minuti e 24, mi tramuto in giornalista intervistatore, caro Alessandro, se dovessi definire questo libro in tre parole... Sole, cuore, amore. Che non siano quelle. No, cosa diresti? È una bella storia. È una bella storia che può, diciamo, insegnare molto. Non è un libro sulla disabilità. È un libro. Questo è importante dirlo subito. È chiaro che nella vita di Ian Sagar il tema disabilità è importante, ma non è un libro sulla disabilità. È un libro sulla vita. Su come la vita può cambiare e su come bisogna rispondere a quello che la vita ci mette di fronte, che non è per forza un incidente in moto come è capitato a Ian a 17 anni, ma può essere tanto altro, può essere un fallimento al lavoro, un fallimento sportivo, può essere un problema in famiglia, insomma. Proprio oggi in un'intervista su Tutto Sport Ian diceva: io non è che sono un esempio. Però ecco, se poi la mia storia può essere da esempio per qualcuno, ben venga, però ce la si può fare, basta lottare, non stiamo parlando di un supereroe, stiamo parlando però di una persona che ha avuto la forza di non mollare mai, e forse è questa la cosa importante, ecco. E quindi se lo volete trovare al palazzetto, basta che veniate quando gioca la Briantea, potete trovare il libro in vendita al banchetto della Briantea. Alessandro, anche in libreria? Assolutamente, anche... in tutte le librerie o online, in tutti i canali principali, edito da editore, quindi comunque una copertura a livello nazionale, e diciamo che i primi riscontri sono molto positivi, e sicuramente io e Ian siamo felici di questo, perché è stato un bel lavoro, e niente, chi volesse il libro c'è. Sembra che, tra l'altro, se date una mancia cospicua ad Alessandro Camagni, ve lo porta a piedi direttamente a casa. In ginocchio. E si cosparge di cenere nel momento in cui... Assolutamente sì. Anche senza mancia, diciamo. Poi chiudiamo dicendo che, naturalmente, Alessandro, seguendo la Briantea, lo potete anche trovare al palazzetto. Se volete farvi due chiacchiere con lui, lo potete fare, non è così antipatico, ve lo sì, posso garantire. È solo un feeling iniziale, sì, poi sì, dopo... Sì. Superato il primo muro, poi... Nel frattempo gli arbitri si dedicano anche al recupero palloni in maniera così, fuori campo. Se va a raccogliere la standing ovation del pubblico. Esatto, applausi a scena aperta. Ritorniamo su questa partita, non ce ne siamo assolutamente dimenticati, ma è lì, ferma sul più 12 da oltre 3 minuti, 7:30 alla fine... del quarto periodo, questo più 12, ripeto, continua a rimanere 49-37. Vediamo se Varese adesso con questo contropiede riuscirà nelle mani, errore però di Dien, rimbalzo, ancora palla sotto, altro errore, palla che deve essere recuperata, potrebbe essere infrazione di campo, no, non calcolano il possesso rimasto nelle mani di Varese, perché dopo il tiro si annulla tutto da questo punto di vista da regolamento. Ian Sagar molto duro sul numero 10 Silva, Gabriele Silva, fallo, il capitano, e quindi riprende il gioco dal lato con lo stesso Damiano, che rimetterà palla in campo probabilmente verso De Barros, anche se gli arbitri fermano tutto perché c'è qualcosa che non quadra sì. Che non cosa. Ah, bisognava rimettere da fondo. Ok. Beh, diciamo che a Cantù va anche abbastanza bene il fatto che la partita sia un po' inchiodata sul più 12, visto che mancano 7 minuti di gioco praticamente al termine. Forse va un po' meno bene a Varese, che deve assolutamente arrivare a una conclusione, e anche possibilmente in modo rapido. Ci prova con Silva, con un tiro dal coefficiente di difficoltà molto elevato. Gabriele Silva porta la sua Varese sul meno 10, 6:38 da giocare. Dall'altra parte Cantù prova a annullare il tiro di Silva. Ci era quasi riuscita con Checco Santorelli. Poi però il ferro sputa fuori la palla. Rimbalzo offensivo di Cantù.
Verdun allora vuole un po' ragionare per Santorelli che scarica per Jack Giovinazzi. Ora il tiro se lo deve prendere perché manca veramente poco. Rimbalzo di Raurai, Varese un po' coordinata in questa difesa. Santorelli ancora altezza del tiro libero, prende il tiro, sbaglia. Questa volta Silva recupera il rimbalzo e quindi Varese ha la possibilità di scendere sotto la doppia cifra di svantaggio. Ultimi minuti che hanno notevolmente abbassato le percentuali al tiro. Cantù sbaglia tanto, Varese anche adesso ci prova a mettere una pezza con la tripla. Il numero 6 Pedro João Correia de Barros, portoghese, classe 1992, e questo è un gran tiro, 49-41. Io come sempre tifo per la partita, quindi ben vengano queste conclusioni. Adesso errore di Verdun, rimbalzo di Varese, si portano in attacco i giocatori della Cimberio, prende il centro De Barros, fuori per Damiano, esce cattivo Verdun, sa che non può lasciargli un centimetro, se no sono due punti. Silva lato sinistro, prende un tiro non facile, questo infatti lo sbaglia, è un airball e poi la palla viene riconquistata da Verdun. Cantù ha rischiato tanto, contropiede Santorelli, fallo subito, anzi no, sfondo di Checco Santorelli. Dal mio lato, nel senso dalla mia visuale, non mi sembrava, però io non ho visto, non ero davanti a Santorelli e quindi non posso sapere effettivamente con quale angolo è arrivato. A me non sembrava sfondamento. No, neanche a me, però questa è la decisione arbitrale. Varese che ha messo una bella pressione a Cantù con questo meno 8 palla in mano. È vero che sono 5 i minuti da giocare alla fine della partita. Intanto De Barros prova a liberarsi di Raurai, scarica per Damiano, copre bene Santorelli, Binda marcato da Sagar. De Barros prende questo tiro da due punti. Ma dove era finito De Barros finora? È pazzesco. Venuto fuori, altri due punti, meno 6, 4-32. Adesso Cantù deve assolutamente mettersi in ordine in attacco e trovare due punti. Praticamente non aveva più segnato dopo i due punti, presi dal lato non facili. Jan Sagar, il capitano, subisce fallo, non convinto di Ende, la chiamata arbitrale. Due punti per Jan e cambi in arrivo per Varese, entra Nava ed esce De Barros. Grazie. Sì. Cioè perché? Probabilmente non lo so, avrà notato qua. Beh, mi sembra non è un pochino arrabbiato dalla decisione, voi non lo vedete ma vi assicuro che non è molto contento della decisione presa da Fabio Bottini. 51-43 perché Jan Sagar sbaglia la tripla, sbaglia il tiro libero. Damiano in possesso di palla, 4 minuti, butta le ortiche, una palla molto importante, viene quindi chiamato un altro cambio, fuori Sagar che evidentemente non sta dando quello che coach Bernia ritiene giusto dare, però entra Carossino al posto suo. 4 minuti da giocare, 5-1-4-3, Varese con questa palla buttata alle ortiche potrebbe effettivamente vedere la sconfitta avvicinarsi, anche perché Santorelli, bello, blocco, taglio, passaggio, tiro e due punti, di nuovo più 10. Continuo a domandarmi perché però De Barros sia stato chiamato in panchina. È vero che poi bisogna guardare tante cose che non vengono viste, che sono tutte le fasi difensive, però... Sì, Cantù ha fatto sembrare tutto facile però in questa azione, intanto bello. D'altra parte anche Varese fa sembrare tutto facile. Binda però non arriva alla conclusione, andrà in gita in lunetta però perché il fallo è commesso sul tiro. Meno 10 per Varese, 3-27, insomma Cantù con... due azioni ha un po' risolto il problema dove si era un po' cacciata anche da sola. Non una bellissima partita per Cantù, eh. No, decisamente no. Poi naturalmente coach Marco Bernia ci darà le spiegazioni anche su alcune situazioni proprio e decisioni, come per esempio quella di far giocare poco più di 15 minuti, forse anche meno, Jan Sagar, anche Perez, anche Morato, tutti i giocatori che praticamente non sono scesi in campo. Laura ora sul parquet insieme a Raurai, sono i due punti più bassi di questo quintetto.
Berdù nel lato sinistro, 10 secondi per tirare, 3-10 alla fine, vuole allontanarsi, tirerà sicuramente lui, anche se poi mi smentisce perché da palla da Medraurai in una situazione francamente difficile per lui, quindi non so esattamente cosa avesse in mente Adolfo. Fatto sta che Varese si butta in attacco, un paio di finte di corpo per buttarsi dentro da parte di Binda, 53-46, finita non è. 2 minuti e 45 alla fine sì della partita, però non è finito secondo me a livello di punteggio, anche perché adesso Berdun crepa per la seconda volta in questa partita il tabellone, poi rimbalza Geninazzi, 2 punti facili più 9. Sì, non un attacco ordinato per Cantù in queste ultime fasi, per la verità neanche una difesa troppo ordinata. 55-46 il punteggio. Cantù che comunque rimane abbastanza a galla per riposarsi un attimo. Dall'altra parte però Varese non molla, trova una bella azione, Nava però a sua volta trova la stoppata di Ahmed Raurai, quindi Cantù con 2 minuti da giocare vuole provare ad aumentare il vantaggio, che vorrebbe dire in qualche modo, se non chiudere la partita, comunque metterci una bella firma. Berdun, finta di tiro, decide poi di non prenderlo, scarica dentro per Geninazzi, 3 maglie rosse contro Geninazzi. Geninazzi prende il tiro, non lo realizza, brava Laura Morato a prendere il rimbalzo, alla fine però il gioco viene fermato per una carrozzina in posizione pericolosa. No, è stato commesso fallo dopo che Laura ha scaricato fallo sul tiro, e quindi ci saranno liberi in arrivo per Cantù, anche se anche in questo caso viene indicata la rimessa da fondo campo, quindi semplicemente rimessa da fondo, ma soprattutto time out chiamato in campo quando mancano 1 minuto e 43 secondi, quindi quando manca 1 minuto e 43 secondi alla fine della partita. Unipossai 55, Cimberio Varese 46, Morato, Carossino e tutta la squadra canturina raccolta per ascoltare le indicazioni di Marco Bernia in quello che è il primo time out chiamato addirittura nel secondo tempo per Cantù. Dall'altra parte Nava e compagni invece per cercare di capire come muoversi negli ultimi istanti comunque di questa partita. Come sempre, Palazzetto dello Sport di Seveso gremito per seguire la Briantea, e Varese che per tutta la partita ha sempre veramente contato ogni microsecondo a disposizione per parlare, per chiarirsi. Cantù invece già presente sul parquet. Sì, sono anche due situazioni diverse, Cantù deve semplicemente gestire, Varese ha bisogno di fare bene sia in difesa che in attacco. Vediamo allora Berdun alla battuta della rimessa, fuori per Carossino. Berdun riceve ancora il pallone, Nava su di lui, cambio lato per Geninazzi, la palla torna poi nelle mani di Berdun che si prende il tiro, non lo realizza, fa scorrere fuori la palla Varese. Sembrava sicuramente, scusa Alessandro, un'azione congegnata, nel senso che sono tutte congegnate, si spera, però in questo caso Geninazzi aveva spazio e non ha preso il tiro, Carossino aveva spazio e non ha preso il tiro, sembrava che volessero comunque utilizzare bene tutti i secondi a disposizione, poi Berdun ha sbagliato. 55-46, 1 minuto e 29. Io direi che Varese, segnando veramente nel breve tempo, potrebbe ancora impensierire Cantù. Adesso comunque azioni congegnate. È rientrato in campo De Barros, che infatti è ora in possesso di palla, difficile per lui però provare a fare qualcosa, infatti la palla oramai viene persa del tutto da parte di Varese, che ha veramente buttato alle ortiche con Damiano che urla dietro ai suoi compagni qualcosa, però qua Varese ha veramente buttato via tanto. Poteva, non dico riaprirla perché è sempre meno 9, sta giocando contro Cantù, però insomma sì, così male anche no, forse hai ragione anche te. De Barros intanto torna in panchina,
Carossino dall'altra parte si arresta, scarica per Belgun. Cantù ovviamente non ha fretta di arrivare al tiro, 55-46, ultimo giro d'orologio, alla fine Geninazzi sotto, marcato da tre, prende la conclusione, non la realizza, lotta a rimbalzo che premia Nava, che apre subito per Binda. Carossino però è bravissimo a rallentare il contropiede di Varese. Nava ancora, bello lo schiacciato per Binda, bella ancora la risposta di Binda per Dien. Bellissima questa azione, Harlem Globetrotters, veramente bella. 55-48, ultimi 30 secondi, partita che direi sancisce, anche perché se Varese volesse riavvicinarsi proverebbe a fare fallo sistematico, invece si aspetta con addirittura forse Verdun che andrà al tiro davvero da lì. Carossino, Geninazzi che tirerà per non far scadere il tempo, sbaglia, rimbalzo di Varese, 8 secondi alla fine, finisce qui con il fallo di Filippo Carossino ai danni di Nava. Carossino che è abbastanza imbestialito su questa situazione, dicendo che assolutamente non ha commesso fallo. Io non sono così convinto del fallo. Sì, beh, ma anche della reazione di Carossino. Vabbè, Filippo sappiamo come è, l'abbiamo già descritto, sappiamo anche come sono quelli che entrano e lasciano la porta aperta al palazzetto facendo entrare il freddo. Quindi se venite al palazzetto, ascoltate, chiudete le porte, veramente, perché fa freddo. Due tiri liberi, anche perché gli è stato dato un tecnico, forse. Ecco, non una grande idea questa. Non forse, sicuramente. Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Quindi praticamente fallo tecnico, time out. E io avevo detto che era finita. Invece no. Io avevo detto che era finita questa partita. 5 secondi e 8 decimi da giocare. Con una situazione interessante, perché Carossino ha commesso fallo. Ha evidentemente reagito come non doveva reagire. Gli è stato fischiato fallo tecnico. E quindi il fallo tecnico annulla i due tiri liberi del bonus. Eh sì. Rimessa da lato che verrà concessa poi a Varese. In 5 secondi e 8 da giocare. Si dovrà andare a una conclusione rapida. Sì, sicuramente. Se Varese vuole tentare l'impossibile, deve mettere una tripla immediata e poi spendere fallo. Verdun, Geninazzi, Carossino, Morata gioca un'altra cosa. E Ahmed Raura in campo con tecnico che è stato dato a Marco Bernia, non a Carossino. Ecco perché poi non si è andati in lunetta, perché il bonus evidentemente non era ancora stato raggiunto. Adesso la tripla, no scusate, sotto canestro, il tiro preso e sbagliato. Finisce comunque qui 55-49, nonostante il tecnico dato a Marco Bernia, nonostante il tiro libero negli ultimi secondi così un po' giocati stranamente. Tra l'altro adesso Damiano comunque che rimane anche un attimino a parlare, si poteva provare qualcosina di più forse sugli ultimi 6 secondi, francamente non sarebbe cambiato nulla. No, forse però non smettere di giocare negli ultimi 30 forse, però vabbè, ormai è andata così. Varese ha fatto comunque una partita bellissima, giocando veramente un bel basket e mettendo in difficoltà la squadra campione d'Italia e imbattuta tutto il torneo, quindi sicuramente una grande e bella prestazione per la Cimberio Handicap Sport Varese, che è riuscita a mettere in difficoltà Cantù. Alla fine però Cantù è riuscita comunque a vincere senza anche troppi patemi, nel senso che comunque negli ultimi minuti di gioco non ha avuto grande difficoltà se non quella di gestire un attimo il vantaggio. 55 Unipol Sai, Briantea 84 Cantù,
49 Cimberio Varese, è una partita, insomma, un derby bello. Sì, un derby bello. Prima di cedere alla regia, io vi ricordo le statistiche di questi 40 minuti: 12 punti per De Maggi, 15 per Berdun, 4 per Sagar, 5 per Gininazzi, 6 per Santorelli, 5 per Raurai, 8 per Carossino. Cantù ha tirato alla fine di tutto col 36% dal campo, è una cosa che dovrà fare riflettere. Per quanto riguarda invece Varese, 10 punti per Damiano, 5 per Nava, 9 per Silva, 15 per Binda, 4 per Dien, 6 per Barros, anzi De Barros, e un 50% dal campo. Varese ha anche tirato 11 tiri liberi, realizzandone 7. Cantù è andata meno in lunetta, 3 su 5, con 8 palloni perduti. Soltanto quelli di Varese sono la bellezza di 19, e lì sicuramente Varese qualcosa ha peccato, però è comunque rimasta lì e ha concluso a meno 6. Questo è quindi il risultato della partita tra Unipol Sebre ante 84 Cantù e Cimberio Varese. Qui dal palazzetto dello sport di Seveso, fra pochissimo vi daremo la regia, vi daremo la linea alla regia. Noi cerchiamo di trovare, se li abbiamo, i risultati delle ultime partite di oggi con l'Amicacci, che ha vinto 77 con Santa Lucia Roma, a 60 contro il Santa Lucia Roma. Il Dinamo Sassari, che invece viene sconfitta 55 a 71 contro, ve lo dico subito forse, contro Porto Torres, quindi sfida, altro derby, sì, sfida sull'isola da parte di queste due squadre. Poi oltre a Cantù, che ha vinto 55 a 49, c'è anche stata Santo la sfida Stefano, Santo e Montello, quindi bergamaschi che perdono 44 a 71 contro Santo Stefano, e direi per il momento basta, sì, naturalmente. Fine partita, come potete vedere, 55-49 per Cantù. Io ringrazio l'HMI Service, i servizi e soluzioni per lo spettacolo, per avere come sempre seguito la regia, la diretta sul canale della Brigante 84 Cantù, ringraziando quindi tutti coloro che contribuiscono ogni volta a dare questo grande servizio, considerando anche tutto l'enorme servizio fatto anche nella due giorni di Coppa Campioni, che è stato un servizio veramente immenso. È tutto quindi qui dal palazzetto dello sport di Seveso alle ore 22. Davide Porro vi augura una buona serata e lascio i saluti finali ad Alessandro. Sì, è stato un bel derby, è stata una bella partita, è stata una bella serata di basket in carrozzina. Noi vi invitiamo sempre a venire a vedere al palazzetto le partite della Brigante 84 Cantù, vittoria nel derby, imbattuti in campionato, e noi vi auguriamo una buona serata.